Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo nuovo video dell'Ombra di Mordor. Come potete notare al momento non stiamo giocando con Talion, ma con la Mano Nera, ovvero il più grande, o meglio uno dei più grandi servitori di Sauron. Infatti questa è una vera e propria skin, ovvero un vestito speciale che viene appunto reso disponibile come DLC. In pratica tutti potete scaricarlo, lo trovate sul PSN, Xbox Live o quello che sia. Come vedete ragazzi è davvero cazzuto. Comunque facciamo questa missione secondaria per eliminare questo comandante veterano. Ci dice di eliminare prima i Uccidili loro prima che rinforzi. Ecco. chiamino i rinforzi, così potranno contare solo sul loro comandante. Quindi ragazzi noi faremo del nostro meglio. Uccidi i seguaci senza far scattare l'allarme. Allora cerchiamo di eliminare prima lui. Vediamo se riusciamo a farlo. Ma uno cioè lui è uno dei nostri obiettivi oppure no? Non l'ho ancora capito. Ecco qui, beccato, benissimo. A questo punto cerchiamo di avvicinarci a lui. Spero che nessuno mi veda ora. Va, colpo d'ombra. Eliminato, forza, fuori un altro. Dobbiamo stare solo molto attenti qui, ragazzi, perché se mi faccio beccare è davvero finita. Vediamo di beccare lui alla testa. Ok, ce l'ho fatta. Devo solo sperare che non attiri persone. Ma è ancora vivo? Possibile? Ma che cazzo è? Cioè, sta gente non muore. Vediamo di ribeccarlo. Ora sì, ora credo che tutto sia andato a segno. Come vedete, ragazzi, c'è davvero cazzuto sto costume. Ora sto continuando a procedere. Dovrebbe esserci, infatti, un nemico proprio qua nei dintorni. Spero che nessuno mi veda, altrimenti sono finito qua. Attacca, bro. Scendi furtivamente. Lì poi ce n'è un altro. No, 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 aspetta, aspetta, bro. Non mi individuare, non mi individuare. Tra l'altro è arrivato anche il tizio anziano. Dov'è? Eccolo qui, Rush l'anziano. Tra l'altro è un vecchietto piuttosto bruttino, se notate. Devo solo sperare che ora non mi individui subito. Devo andare via da qua. Io qui mi sto spostando dalla zona, ragazzi. Non voglio che mi individui subito. Eccolo lì. Come vedete, ragazzoli, non è per nulla facile. Vediamo un attimo se ho informazioni su questi altri tizi. Va, vediamo. R3. Umgrat. Ah, ragazzi, lui fa parte dei nostri ranghi. Ottimo. Davvero ottimo. Entrambi fanno parte dei nostri ranghi? Quindi facciamo così. Attaccate. Vai. Vedete che ora mi obbediscono? Forza. Ragazzi, non ci posso credere. Come potete notare. Aspetta, aspetta, aspetta. Lui che sta chiamando i rinforzi. Non devo permetterlo. Eliminato. Quindi un colpo d'ombra a lui. Riusciamo a farlo? No. Ho finito le frecce. Ti pareva. Ma non importa. Quindi, ragazzi, si parte all'attacco. Quindi, eccoci qua. Finora non ti avevamo notato. Ma ora ti aspetta una morte orribile. Ah, non credo proprio, bro. Vediamo un attimo di colpirlo, cavolo. Sono riuscito a beccarlo giusto in tempo. Vedete che si rialza subito, eh. Non è poi così sciocco come pensavo inizialmente. Quindi devo devastarlo, vai. Ancora con gli affondi e tutto il resto. Come vedete lo stiamo devastando. Attenzione. Aiutatemi, comandanti. Forza, voi se siete miei amici dovete fare qualcosa. Attenzione, vai, colpisci. In ritirata? No, no. Dobbiamo ritirarci. Colpisci, bro, colpisci ora. Sì, vai. Ora credo di averlo devastato. Sì. Cavolo, guardate. Wow. Cavolo, ragazzi, sto gioco davvero mi è piaciuto davvero tantissimo. Spero anche a voi perché merita davvero tanto. Vediamo un po' sta runa che abbiamo ottenuto. Cos'è? Ah, ok, si apre un po' lo schermo di tutto quello che succede. Vediamo un attimo. Ed ecco, lui sale di livello. Quindi un nostro amico appunto diventa un vero e proprio comandante. Come dicevo, prendiamo un attimo sta runa. Signore delle lame, livello 9. Vabbè, credo nulla di particolare. Quell'altro che fa? Si sta avvicinando. Vediamo di abbatterlo, eh. Ok, benissimo. A questo punto è disponibile questa missione a completa disposizione. Ma arrivano altri nemici, sì. Aspetta, abbattiamoli un attimo. Ecco qua. È importante cercare di devastarli tutti non appena ne abbiamo la possibilità. Ed ecco qui. Devastato davvero. A questo punto, ragazzi, andiamo alla ricerca di una nuova missione. Eccola qui, ragazzoli. Come potete notare, è chiamato duello. Quindi si scontreranno due Uruk. Io voglio intervenire al momento giusto. Come vedete, cioè, guardate quello quanto è cazzuto. Non questo qui piccino, l'altro. Eccolo. Morirai lentamente. Ti strappo la lingua e te la faccio ingoiare. Krakorn l'avvelenatore sta duellando. Ecco, ma il mio obiettivo qui qual è? Cioè, cercare di devastare uno dei due. Facciamo così. Interveniamo anche noi, ragazzi, così random. Giusto per annunciarci. Almeno li devastiamo uno dopo l'altro. Che cosa curiosa. Ma com'è possibile?
Evidentemente, ragazzi, forse sto tizio mi ha battuto in passato. Forse per questo non riesce a capire come sia possibile. Attenzione ai colpi che ci fa. Porca miseria, ragazzi, ma pensavo fosse molto più debole. Ma questo davvero ci sta devastando. Allora, in primo luogo voglio colpirlo. Prima un paio di volte alla testa, vediamo se lo becco. E poi anche un bel colpo d'ombra. Così, come vedete, sono riuscito ad indebolirlo davvero tantissimo. Continua a colpire, cavolo. Porca miseria. In ritirata? Ritirata! Non ci penso per nulla a farti fuggire, bro. Missione completata, ok, ci siamo, tutto quello che vuoi, ma non posso farlo fuggire, ti pare? Vabbè, Tugog sta scappando, ma è inutile, bro. Ora devo colpirlo assolutamente, ecco qui. Beccato, vediamo se riesco a fargli del male non appena posso. No, no, ragazzi, non posso farlo fuggire. Devo riuscire a beccarlo giusto in tempo. Forza, eliminalo! Sì! Ragazzi, devastato, eccola lì la testa che sta svolazzando. E continuiamo ad beccare anche gli altri, che credo a un certo punto vorranno anche fuggire. Possibile? No, non hanno paura di me. Strano. Vediamo di abbatterli tutti a sto punto. Finalmente un cazzeggio come si deve, in cui devastiamo tutto quello che vediamo a schermo. Ecco qui un altro. Al momento, ragazzi, mi sto dirigendo verso un'altra missione. Eccola qui, vediamo lo spettro. Quindi si nascose tra i soldati dell'oscuro signore, uccidendoli silenziosamente uno per uno. Quindi, ragazzi, accettiamo. Ed eccoci qui. A quanto pare dobbiamo utilizzare questa nostra lama. Uccidi furtivamente gli Uruk senza farti scoprire. E poi c'è scritto di uccidere degli Uruk dall'alto. Non sarà facile, perché dalla mappa noto che ce ne sono davvero un bordello qua. Allora, cerchiamo di eliminare questi tre così come stanno. Allora, eliminato uno, eliminato un altro, e poi il terzo è tutto nostro. Benissimo. Credo che non abbia attirato troppo l'attenzione. Va, credo che sono a posto per ora. Credo che stia arrivando qualcuno là. Aspetta, sali, sali. Perché gli facciamo l'uccisione dall'alto. Vai, che ci sono, sì. Benissimo, quindi la prima credo che sia andata a segno. Ottimo. Ora arriva lui. Vediamo, non facciamoci sgamare per nulla, altrimenti siamo messi male. Devo vedere. No, purtroppo a lui posso fare solo questo tipo di uccisione, perché non c'era modo diverso di fare il tutto. Ora vediamo se posso uccidere qualcuno dall'alto. C'è quello lì là. In primo luogo direi di eliminare lui. Almeno ci togliamo qualcuno dalle scatole. Poi devo capire se ce ne sono altri dintorni da eliminare dall'alto. Vediamo un attimo, eh. Possibile? Sì, c'è quello là laggiù, ragazzi. Potremmo fare così. Allora, facciamo grandissima attenzione qua. Devo aspettare che lui passi. Vediamo, aspetta, però arrampicati un attimo, bro. Vediamo. Eliminiamo lui. Aspetta, aspetta, aspetta. Non appena arriva, cerchiamo di colpirlo. Eliminiamo prima lui. Ok. E poi a lui lo uccidiamo così. Ottimo, spero di esserci riuscito. Lui non si è accorto di nulla, possibile. Ma che è, dorme? Sciocco che non sei altro. Allora, diamogli fuoco così. Ho ottenuto un punto abilità, ottimo. Poi, tranquilli, prima o poi lo useremo. Vediamo un attimo se c'è qualcuno qua. Prenditi altre frecce, però ti servono, mi sa di no. Quindi siamo a posto. Saliamo qui, qua ce ne sono un bel po', ragazzi. Allora, direi di attirare un attimino lui. Voglio fare una bella azione di gioco qua. Arriva, arriva, eccolo qua che è vicino. Colpisci, bro, colpisci, ci sono. Eliminato, ottimo. Benissimo, quindi ho completato la missione. Cavolacci, ragazzi, no. Volevo fare anche quella secondaria. Vabbè, ragazzoli, non importa. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare quindi un mi piace, un commento e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video e walkthrough che arriveranno sul canale. Quindi, ragazzoli, alla prossima. Ciao.